Poco fa le agenzie hanno battuto la notizia delle dimissioni ufficiali di Mubarak. Abbiamo in collegamento con noi l'inviato di Rai News, al Cairo, Salah Metnani. Salah, dove ti trovi adesso? Io mi trovo vicino al palazzo presidenziale, dove stanno tornando questi decine di migliaia di manifestanti che avevano marciato sul palazzo già da ieri sera e poi hanno ripreso a marciare oggi pomeriggio finché non hanno ottenuto quello che hanno chiesto dal primo giorno della rivoluzione, cioè dal 25 di gennaio, le dimissioni di Mubarak. Ok, pensi che le dichiarazioni di Mubarak, in cui esprime la volontà di rimanere in Egitto fino alle elezioni di settembre, siano state un passo falso? La determinazione di questo popolo, dei suoi giovani, è stata molto di più di quella di Mubarak e dei suoi collaboratori. Il popolo ha deciso che avrebbe messo fine a questo regime e lo ha fatto con tanti sacrifici, lo ha fatto con la tenacia, lo ha fatto credendo in quello che voleva e questo è un grande momento storico per questo paese, che dopo 30 anni di regno del Rais è riuscito finalmente a mandarlo via. E quale pensi che sia il ruolo adesso delle forze armate? Faranno da garante fino al periodo delle elezioni? Allora, è ancora prematuro ovviamente, qui c'è tutto un intero popolo, 85 milioni di egiziani che si stanno godendo questo momento storico. Nei giorni scorsi ho parlato con tanti egiziani che mi hanno detto che loro sarebbero disposti anche ad un regime militare fino alle prossime elezioni, quindi vedono di ginocchio le forze armate. Ora però bisogna lasciarli festeggiare questo momento e nei prossimi giorni forse sapremo quali saranno le intenzioni dell'esercito, ma io credo che le intenzioni dell'esercito sono buone, visto che finora si è comportato in modo coerente, ha protetto il popolo e ha protetto anche i beni di questo. Quello che io sto vedendo adesso è stato incredibile, l'albergo dove alloggio ha mandato i camerieri a offrire da bere ai manifestanti, è una cosa incredibile, questo fa vedere dell'atmosfera che si respira qui. Bellissimo, è un momento veramente storico. Bene, ringraziamo Salah Metnani e speriamo di poter vederti sentire al più presto con la tua testimonianza diretta di questi giorni drammatici e memorabili per il popolo egiziano. Grazie Salah, a presto.